Eccomi qua, io sono con Mirko Leoni, responsabile di questa fiera che è la cooperativa Spiagge Ravenna. Sì, buongiorno. Sì. Allora, come è nata questa iniziativa? Allora, questa iniziativa nasce tanti anni fa, proprio per iniziativa degli stabilimenti balneari di Ravenna, dei bagnini di Ravenna. Nasce circa 30 anni fa come un pranzo sociale, si trasforma negli ultimi 7-8 anni in una vera e propria fiera. Questa fiera è il punto d'inizio della stagione di ogni anno. Quest'anno abbiamo anche la fortuna di avere un bel sole che ci aiuta proprio a portarci nel nostro mondo della spiaggia, e presentiamo qui tutte le realtà che girano attorno al mondo della spiaggia. Partiamo dai gelati, dal caffè, dalle bevande, al cibo, e abbiamo tutti i servizi di cui un bagnino può avere bisogno, dal legname, da chi fa comunicazione, tutte le realtà che possono servire, da chi movimenta la sabbia e anche chi riguarda l'ecologia, quindi tutto quello che va a 360 gradi attorno ai nostri bagni. Bagni di Ravenna che in tanti casi sono anche ristoranti, sono locali da ballo, di intrattenimento e anche di eventi culturali. E quindi qui in marzo ogni proprietario del bagno può trovare i suoi fornitori vecchi e nuovi con cui concludere accordi, trovare novità per la stagione che si va ad aprire. Ecco, quanti espositori ci sono? Quest'anno confermiamo oltre 70 espositori, come dicevamo prima, di tutte le più svariate categorie. Qual è il vantaggio per gli espositori di partecipare a una cooperativa come questa? Allora, naturalmente c'è un canale diretto con i possibili clienti. In una giornata solo si vedono tantissimi titolari, tantissimi imprenditori balneari. Si possono rincontrare quindi e aprire, riaprire i discorsi lasciati in sospeso dall'anno prima e preparare la nuova stagione, e quindi in due giornate incontrare tutti i propri clienti. Negli ultimi anni poi abbiamo aperto questa fiera anche ai ristoratori, agli albergatori e a tutti coloro che hanno un pubblico esercizio nella zona di Ravenna, quindi per i fornitori che espongono c'è un pubblico ancora più vasto. Grazie mille. Grazie a voi. Sempre presenti, ecco Spiagge, io sono qua con Domenico Marchetti, buongiorno. Buongiorno. Domenico, qual è l'importanza dell'ecologia negli stabilimenti balneari? È molto importante, sia perché noi come associazione Ecospiagge cerchiamo di sensibilizzare tutte le attività turistiche ricettive a essere sempre più ecosostenibili, ma è molto apprezzato anche dai turisti che apprezzano proprio l'attività che ha il meno impatto ambientale, specialmente in una attività turistica dove l'ambiente ha un ruolo predominante. La nostra iniziativa
quella di premiare il turista che viene in vacanza in treno, in aereo, in pullman, quindi non fa traffico, non fa inquinamento nelle nostre belle località turistiche italiane, ha proprio questo scopo qui. E lo premiamo con un regalo ecologico del valore di oltre 10 euro, che non è un gadget, ma sono o due lampade a basso consumo o un kit di economizzatori idrici. Bene. Grazie mille. Grazie a voi. Ci troviamo in un posto splendido, alla tenuta Il Sassone. Io sono qui con Simona, che ne è la proprietaria. Ciao Simona. Ciao cara. Allora, questa è una villa di charme, molto elegante, ideale per chi è alla ricerca di una vacanza, di un posto dove trovare del relax, ma senza rinunciare ad un trattamento a 5 stelle. Ma insomma, noi sì, abbiamo cercato di realizzare questo posto in modo che le persone possano sentirsi a casa loro, anche se poi sono servite di tutto punto. Quindi è molto importante per noi che possano avere la sensazione della casa, ma anche che abbiano veramente tutto quello di cui hanno bisogno. E per questo noi abbiamo attrezzato la nostra struttura con un bel servizio di ristorazione, con il nostro chef Bruno, che prepara dei piatti veramente molto interessanti, tutti cucinati con materia prima locale e possibilmente biologica. E poi una particolare cura nelle camere, dove i nostri clienti possono trovare wifi, possono trovare insomma tutti gli agi di cui necessitano. C'è poi la nostra piscina, che è anche molto simpatica, e dove noi forniamo anche i teli e tutti i comfort che possono essere richiesti. E noi siamo contenti perché poi le persone che vengono qua ritornano e si sentono un po' a casa loro, quindi pensiamo e speriamo di aver colto il nostro obiettivo di ospitalità. Simona, si può fare anche qui da voi dei percorsi di trekking, vero? Sì, 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 noi abbiamo organizzato anche già all'interno della nostra tenuta, che è molto grande, 200 ettari, di cui la maggior parte è bosco, ma abbiamo organizzato dei bellissimi itinerari con dei cartelloni che commentano anche la flora, la fauna, quindi proprio per aiutare le persone a conoscere meglio l'ambiente in cui ci troviamo, che è un ambiente molto particolare, un angolo veramente suggestivo della Maremma, selvaggia e nello stesso tempo molto affascinante. Quindi è possibile fare questi trekking e possono essere fatti da soli o accompagnati da una guida, e possono essere fatti sia a piedi ma anche in bici o a cavallo, anche qua con delle guide che sono specializzate e con dei cavalli che sono addestrati per poter fare questo. Quindi insomma, volendo, ci sono tante, tante cose da fare già anche qua all'interno. Dimenticare la splendida vista che si gode da qua. Certo, quella non ce la siamo trovata, per fortuna, e l'unica cosa che possiamo fare è inquadrare le finestre sulla vista. Fantastico. Grazie. Grazie a te, Simone. Perfetto. Le nozze tra la cucina di qualità e la tradizione tornano a celebrarsi alla fiera di Ferrara per la 14ª edizione del Misen, il salone delle sagre, dove le migliori tradizioni enogastronomiche si presentano all'assaggio del pubblico.
oltre 100 sagre, il Salone è l'unico evento in Italia che presenta e fa assaggiare le prelibatezze provenienti da ogni angolo della penisola.